Il giardino è un luogo reale, non offuscato da illusioni, distrazioni o deviazioni dell'immaginazione. Mi rappresenta il mio alter ego e la rappresentazione di ciò che vorrei fosse il mondo, il mio piccolo mondo. Un giardiniere, quando entra in questo contesto, entra in se stesso e va alla ricerca della bellezza secondo i suoi canoni. Il giardino è sincerità dell'anima, bello brutto che sia, ci parla, ci accoglie e a volte ci sorride, a volte invece grida aiuto. Perché è come un piccolo amico plasmato da noi che possiamo nutrire, che possiamo amare. C'è movimento intorno a me, ma una piccola immobilità nasconde la crescita di un nuovo fiore, germoglio o frutto. Il re mi sovrasta con la sua imponenza e nasconde nell'ombra ciò che non vuole farsi notare. Ma i miei occhi innamorati osservano, scrutano e vanno alla ricerca di un qualcosa che possa farli gioire. E mi sorprendo ancora sul nascere di una nuova fioritura di alcuni iris. Mi sorprendo e comprendo che tra un battito e l'altro del cuore c'è una piccola assenza che mi trascina ogni volta nello scoprire con stupore quanto è importante fermarsi per osservare e abbracciare un giardino ora, perché domani non saremo più gli stessi.